Altre visioni 146 prendi avvio della notizia proposta da RomaToday.it il 23 febbraio sul ritrovamento del proprio iPad rubato da parte di un giovane che si era messo a tracciarlo tramite il rilevatore satellitare. Al di là delle capacità tecnologiche del ragazzo, l'episodio ci mostra quanto la tecnologia stia rendendo il concetto di privacy sempre più difficile da realizzare. Espresso.repubblica.it pubblica il 24 febbraio la notizia della coppia italiana che viene assolta in primo grado perché era ricorso alla maternità surrogata per avere un figlio. L'infertilità, la procreazione assistita, esprimono una realtà complessa. Essere padre o madre non si riduce alla sola constatazione biologica e quindi il legame con i figli va considerato anche dal punto di vista giuridico, antropologico e psicologico. La dimensione più importante però è il senso d'appartenenza. Il sentimento del riconoscersi ed essere riconosciuto in un contesto affettivo decreta la reciprocità tra genitori e figli. In provincia di Bergamo, come riporta Repubblica.it il 25 febbraio, accade che un figlio arrivi a rimproverare il proprio padre che stava picchiando l'arbitro della sua partita di calcio. Un caso in cui i ruoli si sono invertiti ed il senso di responsabilità del ragazzo, unito al senso di vergogna, lo hanno portato a scusarsi pubblicamente dell'episodio. Accade spesso, molto spesso, che i genitori abbiano comportamenti infantili e che i figli si ritrovano a doversi confrontare con modelli che non gli permettono di evolversi. Meditate, genitori, meditate. Io da domenica blocco la Oh, città, quindi ecco, dica una cosa precisa. Va le bene. persone dovranno attrezzarsi, sfortunati i politici del palazzo che hanno le auto blu, loro Va bene. potranno continuare a girare, i romani invece non potranno girare fin quando Allora, la politica non si sveglierà. domenica si blocca Roma. E saranno contenti i romani che già convivono con una città dissestata, ai quali ora bisogna spiegare che la politica, che regolarmente invade le strade della capitale con manifestazioni incrociate, ora gioca una partita di potere con i suoi soldi. Nel servizio del TG La 7 del 27 febbraio si racconta del sindaco di Roma che minaccia di fermare tutti i mezzi pubblici della capitale per protesta contro il comportamento dei legislatori e del governo. Questi impedivano di far assegnare a Roma dei soldi necessari alla gestione della città per i soliti giochetti di interdizione reciproca. Uno dei comportamenti primitivi che distinguono gli umani, e noi italiani in particolare, è che l'interesse del proprio clan è superiore a quello della collettività. Un buon modo per essere sempre in ritardo con le soluzioni e, soprattutto, di essere inefficaci e controproducenti. Il Tribunale di Treviso, come riporta Corriere.it nelle pagine del Veneto il 27 febbraio, ha condannato per maltrattamenti un padre che costringeva il figlio 14enne ad estenuanti allenamenti di nuoto e all'assunzione di sostanze nocive, facendo dipendere il proprio affetto dai risultati in piscina. Lo sport ha per i bambini molteplici effetti benefici, aiuta lo sviluppo fisico armonico, educa a disciplina, fiducia, autonomia e socievolezza. Ma per ottenere questi benefici i genitori devono sottolinearne l'aspetto ludico, gratificando il figlio quando ha buoni risultati e incoraggiandolo quando è in difficoltà.